Open Day a Villa Letizia anche quest'anno. Villa Letizia ormai da anni ospita il Polo Universitario dei Sistemi Logistici. A luglio l'appuntamento per aiutare i ragazzi a scegliere la strada per il proprio futuro, presentando il corso di laurea in economia e legislazione dei sistemi logistici agli studenti interessati a immatricolarsi per il prossimo anno accademico. La professoressa Giovanna Colombini, direttore del Polo e presidente del corso di laurea Open Day, per far conoscere questa realtà. È una realtà che mi auguro che la città ormai l'abbia assorbita e la conosca, perché sono più di 10 anni che il corso di laurea è a Livorno, è nato, e direi che per ogni anno noi cerchiamo con l'Open Day di presentare il corso, di informare i giovani e anche le famiglie delle grandi opportunità che questo corso. All'inizio era come dire, una prospettiva, era un auspicio, oggi è una certezza e quindi questo spiega perché il numero degli studenti è sempre stato non solo costante, ma è stato in crescita, non solo, ma abbiamo avuto anche, come dire, un richiamo a livello nazionale perché vengono studenti da fuori regione e questo è, come dire, è una risposta concreta. Io auspico che in prospettiva, le opportunità di lavoro che già sono state, come dire, convalidate perché molti dei nostri laureati hanno trovato occupazione nell'arco di 6 mesi, che in prospettiva crescano, perché questa è la risposta giusta per un territorio. Le iscrizioni partiranno il 27 luglio e andranno avanti fino alla fine dell'anno, alla fine di dicembre. Però consigliamo di fare l'immatricolazione entro la fine di settembre per non pagare le more. L'immatricolazione all'università ha 2 fasi, una online e una recandosi in segreteria. È importante quindi accedere al sito dell'Università di Pisa, alla sezione matricolandosi, dove saranno accompagnati passo passo, per fare le operazioni online dell'immatricolazione.